Buonasera, Max può aspettare, è una storia familiare, forse è il film più personale perché parla di me, parla della mia famiglia, parla dei miei figli, parla soprattutto del mio gemello Camillo, è il racconto di questo. Della morte, del suicidio del mio gemello, che per caso in una riunione di famiglia ho capito dovesse essere il tema principale di quello che prima si chiamava l'urlo, poi si chiamava in un altro modo, e poi alla fine, anche per un suggerimento che mi ha dato Francesca, è diventato Max può aspettare, che è proprio le ultime parole che mi dice mio fratello gemello Camillo, quando io cerco di spiegargli che solo il cambiamento della società in senso socialista poteva anche in quel clima di nuova società le sue angosce, i suoi dubbi. Le sue sofferenze potevano in qualche modo scomparire. E quindi trovare una speranza di vita o anche un ottimismo verso anche la propria vita solo in quel tipo di società. E lui mi risponde un po' anche sarcasticamente: Marx può aspettare. E quindi il film, oltre a tante altre notazioni di tipo familiare, però esprime, insomma, vuole testimoniare, vuole raccontare anche di questa mia incapacità di capire un uomo che stava per compiere un gesto estremo. Ma non solo io, un po' tutta la famiglia, i fratelli, la madre, le sorelle. Non avevamo capito che la situazione, l'angoscia di Camillo fosse così profonda, fosse così disperata, ecco. Ed è una domanda che noi spesso sentiamo, vediamo, ascoltiamo anche in televisione, alla radio, quando accadono, non so, dei delitti atroci. O dei suicidi o delle violenze estreme familiari, quando appunto l'intervistatore chiede: ma scusi, come mai è successo questo? Come mai questo si è ucciso e ha ucciso tutta la famiglia? E non avevamo capito. Ci sembrava una persona normale. Ci sembrava una persona che non avrebbe mai potuto compiere quello che ha compiuto. Ecco, questa insensibilità, questa misteriosa impotenza a capire gli altri è un po' uno dei temi che diciamo ricorrono nel film e che in qualche modo mi ha spinto a realizzarlo in quella forma, in una forma estremamente semplice e libera. Diciamo il bello per me, a prescindere da come voi lo giudicherete, è che è stato un film che non aveva nessuna aspettativa. Non è che uno, mentre lo faceva, diceva: ah, questo lo manderemo al festival di qua, al festival di là, uscirà di qua, no. Era per noi stessi e forse questa libertà estrema, che è un po' la cosa che mi viene sempre in mente essere quasi la cosa più importante del nostro lavoro, ci ha permesso di dire delle cose che io non avevo mai detto e che vari spettatori, perché il film ha avuto una buona circolazione anche non solo provinciale, non solo nazionale, ma anche mondiale, potremmo dire,
spesso mi dicono, ma quasi attribuendomi un coraggio che io assolutamente non ho, però ho avuto, mi riconosco il fatto che quella di aver voluto, che l'aver voluto raccontare quella tragedia è qualcosa che mi accomuna a tante altre persone di questo mondo. Ecco, ancora una volta, dato che non è una commedia e che non è certo un film divertente, io vi auguro buona visione e ancora una volta spero di rivedervi di persona, non so quando, perché nessuno è eterno, e di non deludervi. Grazie.